Salve a tutti, ecco i titoli del telegiornale di questo lunedì 13 giugno 2011. Ancora un incidente mortale in provincia di Ragusa, a perdere la vita la giovane 22enne Cristina Guastella. Bambino di 4 anni azzannato da un cane, successo a Modica. E poi parleremo del quorum per il referendum, abbondantemente superato a livello nazionale con il 57%, in provincia di Ragusa il quorum si è attestato al 58%. Enorme successo sabato e domenica per l'Atelier della Danza di Scicli, che al Cineteatro Italia ha presentato il 23esimo spettacolo di fine anno. Ci sono ovviamente anche altre notizie, a tra poco. Questo appuntamento è offerto da Impresa di pulizie La Rosa Blu di Innocenzia Di Rosa. Infoline 329 41 44 540 oppure 393 32 14 765. Professionalità e cortesia al tuo servizio. GS Multiservizi, in collaborazione con CAM, progetto Verde Barocco, per rendere Scicli ancora più bella e vivibile per i cittadini e i turisti. Buonasera, ancora una volta apriamo il nostro telegiornale con un incidente mortale. La strada provinciale 25 che collega Ragusa a Marina di Ragusa si rivela ancora strada della morte. In un gravissimo incidente avvenuto ieri sera intorno alle ore 20:30 ha perso la vita Cristina Guastella, una giovane ragazza di 22 anni. Cristina stava viaggiando a bordo di una Hyundai Coupé condotta dal fidanzato in direzione mare quando l'auto è andata a sbattere frontalmente contro una Mercedes classe A. A nulla è valsa la corsa in ospedale. Cristina è morta subito dopo l'impatto. Nell'incidente è rimasto ferito anche il fidanzato della vittima, che è stato trasportato a Catania. Le sue condizioni sono gravi, anche se non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Su Facebook si possono leggere tanti messaggi di amici increduli e commossi. Cristina, figlia di un tecnico di Teleblea, lavorava in un negozio di abbigliamento. In passato ha collaborato anche come grafica nella rivista provinciale Free Time con il nostro direttore. Sabato, intanto, si sono svolti i funerali di Graziella Libro, morta nell'incidente stradale sulla Ragusa Catania. Due incidenti mortali nel giro di pochi giorni in provincia di Ragusa e ancora non siamo entrati nel vivo della calda stagione. Intanto stamattina a Pozzallo ancora un grave incidente, stavolta è toccato ad un uomo di 61 anni di Pozzallo, ex impiegato comunale rimasto vittima di uno scontro frontale tra due auto nei pressi del cimitero comunale. Oggi pomeriggio l'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza al Cannizzaro di Catania per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Un bambino di 4 anni di Modica è stato azzannato stamani dal suo stesso cane mentre giocava con l'animale nella sua abitazione a Modica Alta. Il bimbo ha riportato per fortuna solo ferite lievi agli arti e tanta paura. Il bambino si trova adesso ricoverato nel reparto di pediatria al maggiore di Modica, tenuto sotto osservazione dall'equipe medica che ha prestato le prime cure. Non era la prima volta che il cane, peraltro abituato a stare con la gente, venisse lasciato solo col bambino che ci giocava spesso e volentieri. Il cane, che non aveva mai mostrato segni di aggressività, oggi ha invece azzannato il bambino, provocandogli le ferite multiple. Per fortuna che i genitori erano nelle vicinanze nel momento dell'incidente, altrimenti la tragedia poteva essere ben più grave.
quorum abbondantemente superato a livello nazionale con il 57%. Per la prima volta dopo quindi il momento del referendum funziona, sintomo evidente che la gente sentiva l'importanza dei quattro quesiti proposti, con particolare riferimento alla privatizzazione dell'acqua, al nucleare e al legittimo impedimento. In provincia di Ragusa il quorum si è attestato al 58%, solo ad Acate non si è raggiunto il quorum con una percentuale che si è fermata al 49,10%. Il comune in cui si è votato di più in rapporto anche al numero di abitanti è stato Vittoria con il 68,77%, seguito da Giarratana con il 65,34%. Affluenza copiosa anche a Ragusa e Modica, rispettivamente con le percentuali del 61,60% e 36%, a Chiaramonte 52,92%, a Comiso 51,49%, Ispica 59,26%, Monterosso Almo 59,94%, Pozzallo 54,49%, a Santa Croce Camerina 57,65% e infine Scicli con il 56,90%. A Vittoria si votava anche per scegliere il sindaco della città e sicuramente questo ha influito anche sul dato di affluenza alle urne, che come dicevamo è stato il più alto della provincia. Giuseppe Nicosia, il candidato del centro-sinistra, ha vinto su Carmelo Incardona, candidato del centro-destra. Il sindaco uscente Nicosia governerà così la città di Vittoria per altri 5 anni. Vivi anche tu il tuo momento di gloria con trofei davvero esclusivi targati Gold Communication. Grazie agli accordi che abbiamo stipulato con le aziende che si occupano del settore della premiazione, possiamo soddisfare tutte le tue esigenze. Infatti, accanto ai trofei, proponiamo ai nostri clienti un'ampia gamma di medaglie e di targhe molto eleganti e innovative per rendere esclusivo il ricordo di un evento davvero unico. E torniamo a parlare di cronaca. Due persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Comiso nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Si tratta di Giuseppe Saccone, originario di Napoli, 39 anni, e Corrado Bellassai di Scicli, 41 anni, entrambi residenti a Comiso e con precedenti di polizia. I due sono ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in 6 panetti da 1 chilogrammo cada uno e pronta per essere immessa nell'illecito mercato. Gli agenti li hanno bloccati all'interno di un casolare abbandonato, dove in un frigorifero non funzionante era nascosta la droga. Due tunisini hanno organizzato una vera e propria spedizione punitiva contro una donna albanese e il suo convivente, uno sciclitano di 48 anni. Il tunisino non ha sopportato l'idea dell'abbandono da parte della compagna albanese, che ha deciso di convivere con uno sciclitano e con la scusa di chiedere dei soldi alla donna è andato in casa di lei accompagnato da un connazionale. Il diniego della donna alle richieste dell'ex compagno ha provocato una reazione rabbiosa da parte dei due extracomunitari che hanno picchiato il convivente sciclitano della ragazza. Sul caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Scicli, che hanno tratto in arresto il tunisino promotore della spedizione punitiva, mentre per il suo amico è previsto l'obbligo di firma giornaliero presso la tenenza dei carabinieri di Scicli. Nel fine settimana appena trascorso, ovvero sabato e domenica, al Cineteatro Italia di Scicli, la scuola di danza Atelier della Danza, diretta da Sonia Occhipinti, ha presentato il 23° spettacolo di fine anno. 2 giorni di danza, 2 giorni di vero spettacolo con oltre 10 ore di esibizioni. Tante vere emozioni ha regalato lo spettacolo al pubblico presente in sala, ma anche alle ballerine.
Nella prima serata, infatti, il presidente provinciale Xen, Sergio Cassisi, ha consegnato delle targhe a Monica Rabito per i 10 anni di danza, a Serena Gosta per i 20 anni e a Giovannelle Ni per i 22 anni. La seconda giornata è stata in gran parte dedicata alle allieve più piccole dai 4 anni in su. Piena soddisfazione per l'ottima riuscita dello spettacolo è stata espressa dall'insegnante Sonia Chipinti, che ha consegnato alle ballerine, oltre all'attestato di partecipazione, anche una litografia per le più piccole, anche dei regali. Uno spettacolo variegato è stato portato in scena dalle ballerine con coreografie curate in gran parte da Sonia Chipinti, ad esclusione di alcuni balletti dei più piccini che sono stati curati da Giovannelle Ni e del momento hip hop che è stato curato da Sonia Di Rosa. Tutte le coreografie sono state molto coinvolgenti, in alcune le allieve hanno anche recitato e cantato dal vivo. Insomma, quello dell'atelier della danza è stato un vero e proprio spettacolo teatrale. Era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito anche per questa sera, vi auguriamo una buona serata.